Ciao, oggi mi vedete così perché ho deciso di fare il, diciamo, tag, cosa c'è nel mio telefono. Questo è il mio telefono, come vi avevo detto è un Huawei P8 Lite, se non sbaglio. Questa è una cover che ho comprato su AliExpress, un sacco carina, e poi è tipo in quasi rilievo, quindi si sente al tatto, è strana. Poi ho questo affarino che è Luna, per non far entrare la polvere nel buco delle cuffie. Ok, andiamo. Allora, cosa ho nel mio telefono? Principalmente le solite cose, quindi ho Instagram, poi l'app di AliExpress che ovviamente non può mancare, poi YouTube, la gestione delle pagine, WhatsApp, fotocamera eccetera eccetera, Facebook, poi qua ho questo che è l'app di cui vi parlavo, di The Binding of Isaac. Vedete, vi fa vedere un sacco di informazioni che possono essere utili durante il gioco, ad esempio gli oggetti, e vi fa vedere tutti gli oggetti che potete trovare. Questo è in base, in ordine alfabetico, mentre potete cambiare e mettere anche così, diciamo per icona. Magari è più semplice, se non sapete il nome, trovare l'oggetto che state cercando. Poi vabbè, ci sono i trinket, le card, comunque c'è praticamente tutto. Vedete i segreti. Poi nelle info ci sono anche il dice room, come le macchine per le monete, diciamo. Quindi ci sono un sacco di cose, un sacco utile per il gioco, perché magari ci sono nuove cose e non vi dicono cosa fanno eccetera eccetera, quindi è sempre utile. Poi qua in giochi ho i miei giochi, ovviamente. I primi tre sono degli Otome, questi. Due sono di, non ricordo, Shall We, se non sbaglio, della serie Shall We Date, e sono Wizardess più e Neflame più plus. Poi c'è Gabriel, che è un altro che ho scaricato, e anche questo My Fairy Tale è di sempre Shall We Date. Poi c'ho il mio Neko Azume, ovviamente non so se ve lo conoscete, ma in questo periodo sta spopolando, anzi anche prima, qua in Italia è arrivato un po' tardi. Prendiamo i nostri regali. Ci sono i miei gattini che se la spassano con i giochi. Poi c'è un altro gioco, questo Color Switch, che mi sta facendo dannare. Praticamente, faccio vedere un attimo, così. Voi siete questa pallina e dovete farla entrare praticamente nel cerchio quando è del colore giusto, altrimenti esplode. Poi ho Poke Info. Questa è un'applicazione molto carina perché io non mi ricordo mai di che genere sono i Pokémon, tipo se sono buio eccetera eccetera, e qua ve li dice tutti. Ci sono tutti i Pokémon di tutte le generazioni, infatti sono migliaia, mi sa che sono 700 se non sbaglio, però è molto più facile cercarli per nome, come vedete. Ad esempio noi ne mettiamo uno, Bulbasaur, vi fa vedere tutte le statistiche, poi vi fa vedere a cosa è debole, diciamo, o comunque il danno che potete fare. Come vedete, ad esempio, il danno è per 2 al fuoco, oppure mezzo, un quarto, eccetera eccetera, ovviamente in inglese, quindi alcuni generi sono diversi. Ad esempio Fly, se ci cliccate sopra qua appare la parola lunga, quindi flying, tipo volante, fight, lotta, eccetera eccetera. Poi vi dice altre diciamo cose che possono essere utili. Poi ci sono le evoluzioni, in cosa si evolve, a che livello, dove lo potete trovare. E poi in fondo ci sono anche le mosse che potete praticamente che impara durante il gioco, il livello, la mossa, il tipo eccetera eccetera.
Puoi far vedere all'inizio anche gli oggetti, le location, sì, le mosse, le abilità, comunque fa vedere praticamente tutto. È molto utile se comunque capite abbastanza bene l'inglese, però già è abbastanza utile. Infatti fa vedere anche i capopalestra qua, dei, se non sbaglio, non i capopalestra, scusate, i 4 della Lega, se non sbaglio, e tutte queste cose. Quindi è molto utile, siccome io non mi ricordo mai questo genere di cose, le debolezze, a cosa non, queste cose non me le ricordo, quindi è sempre utile. Poi Skype, poi c'è questa, che è un'applicazione praticamente ufficiale per questo, praticamente è un contapassi, si chiama Mifit, e conta i passi, e fa anche da sveglia, praticamente voi mettete la sveglia e quando è ora di svegliarvi il bracciale praticamente vibra anche se vi stanno chiamando al telefono e magari voi l'avete in borsa e non lo sentite. Comunque questo vibra, il bracciale vibra, così sapete che vi stanno chiamando, però non vibra per altre notifiche, perlomeno non questa che è ufficiale. Ce n'è un'altra che non è ufficiale, che vi fa arrivare le notifiche di da qualsiasi app voi vogliate. Io non l'ho scaricata perché comunque se la volevo ad esempio per WhatsApp, comunque dovevo, l'attivavo per WhatsApp e ogni volta che mi arrivava un messaggio questo vibrava, quindi magari stavo lì a mandare un sacco, a ricevere un sacco di messaggi, e quindi c'era questo che vibrava in continuazione e ho deciso di tenermi solo quella ufficiale. Questa era praticamente la mia schermata iniziale. Poi più in qua ci sono queste altre cose che c'erano già da prima perché sono preinstallate, come contatti, impostazioni. Queste sono tutte le cose Google, ovvero Play Edicola, Play Drive, bla bla bla. Qua ci sono gli strumenti, ovvero calcolatrice, calendario, messaggi, eccetera eccetera. Qua sempre cose messe già presenti nel telefono. Poi io ho scaricato questo AirDroid, che praticamente è un'applicazione che voi mettete, installate anche sul computer, e magari non avete ad esempio un cavo, una cosa del genere, e riuscite a passare i dati o messaggi, le immagini, tutto quello che volete dal telefono al computer e viceversa, passando praticamente per la rete wifi. È carino perché comunque potete anche usare il computer come telefono, potete ricevere lì i messaggi anche di WhatsApp, le notifiche, tutto quanto. Poi questa invece è un'applicazione davvero fantastica, TV Showtime. Praticamente è un'applicazione, se no adesso non ho internet attivo, quindi non ve la lo attiviamo. Praticamente è un'applicazione che vi fa vedere tutti i programmi TV, tutte le serie. Voi potete seguirle, cioè mettere il visto. Adesso vediamo, ad esempio, questo è il mio calendario, sono gli episodi da guardare. Questo è il calendario invece, quindi ieri è uscito cosa? In America però, ovviamente. Ieri è uscito Flash, Pretty Little Liars, iZombie, Teen Wolf e Shannara. Oggi invece devono uscire tutti questi di episodi di queste serie. Quindi è utile per controllare cosa esce, magari se ve lo dimenticate. E poi qua vi fa vedere quello che magari vi siete visti, cioè vi siete persi, non vi siete visti. Ad esempio, io non ho ancora guardato Teen Wolf. Qua vi dice, lo aprite, e vi fa vedere più o meno cosa è successo, diciamo una piccola trama di questo episodio. Il voto, qua potete mettere, schiacciando questo, mettete se l'avete visto o meno. E quindi vi fa vedere un po' tutto. Poi c'è la, se schiacciate nella, diciamo nella serie di per sé, vi fa vedere tutte le stagioni, la 1, la 2 eccetera eccetera. Voi l'aprite e ci sono tutti i titoli, ovviamente in inglese, e potete spuntarli o meno uno per uno, oppure direttamente tutta la stagione
intera, quindi è utile per sapere cosa esce, quando esce, nel caso ve lo dimentichiate. Poi avete il vostro profilo, questo è il mio, e qua vi fa vedere tutte le serie. Io ne ho guardate, diciamo, 143, cioè ne ho aggiunte io 143 nel mio profilo. Tra queste ci sono anche quelle che magari voglio vedere, che non ho visto, quindi ad esempio Dracula, Drop Dead Diva, ci sono un sacco di cose così, oppure quelle che ho iniziato che ho mollato, così che posso, nel caso un giorno volessi riprenderle, so da dove mi sono interrotta e posso riprendere da lì. Vi fa vedere quanti episodi avete visto, io ne ho visti 10.638. Ci sono anche, non so se vedete, potete anche seguire la gente, infatti è un seguace. Poi quanti mesi, giorni e ore ho speso guardando serie TV, io ne ho spesi ho speso 7 mesi, 20 giorni e 4 ore a guardare serie TV e cartoni animati, perché ci sono anche gli anime, ad esempio Aquarion, Conan, eccetera eccetera. Gli anime ci sono anche le serie orientali, come questo, come Anna Yuri Dango, eccetera. Quindi è molto utile da questo punto di vista. Poi andiamo avanti. Cute è un'applicazione sponsorizzata dalla Wish. Quindi se sapete più o meno come è fatto Wish, più o meno è così, però molti sono per bellezza anche. Infatti vedete così. Adesso hanno tutti i prezzi, il che non è una cosa fantastica. Prima qua sotto c'erano i prezzi delle cose, invece adesso dovete entrare e guardarli. Cioè, visto di recente, rossetti, pennelli, sono più che altro cose per il trucco, il make-up e queste cose. E vedete, voi lo vedete, più o meno è come Wish, AliExpress e cose così. Vedete, voi lo mettete. Poi ci sono, qua c'è il costo della spedizione. Il prezzo dovrebbe esserci anche da qualche parte. Ok, qua giù, non lo vedevo. 3 euro. Invece che 19. Quindi questi sono 12. È praticamente un case per le lenti da 12 case. Quindi è un sacco carino, perché sono cose che magari qua non si trovano. Ad esempio, da qua ho ordinato un set di ciglia finte davvero carine. E le ho pagate 2 euro, cioè 1 euro le ciglia finte e 1 euro la spedizione, e sono davvero fantastiche, sono tipo 5 paia, e per quello che le ho pagate sinceramente non vanno più che bene. Comunque è molto carino e hanno fatto anche abbastanza in fretta ad arrivare. Poi qua c'ho le mie tastiere, praticamente il programmino, l'applicazione principale è questo Go Keyboard 2015, e queste qua sono le tastiere che ho scaricato, e niente, sono praticamente tastiere personalizzabili. Adesso magari vi faccio vedere tipo da qua, forza, questa è la mia tastiera di adesso, vedete che c'è la luna con le stelline eccetera eccetera. Prima avevo quella col cioccolato, un sacco carino. Poi questo è un sacco carino, perché se tenete diciamo un diario più o meno, infatti My Net Diary, è per controllare cosa mangiate, bevete, calorie, quanto magari, non so, quanto correte, quanti bicchieri avete bevuto, quanti esercizi avete fatto, quanto avete perso, eccetera eccetera. Praticamente tutto, vi segna tutto quanto, e mi piace molto, anche se bisogna avere un sacco di costanza nel farlo, perché ogni volta dovete segnare le calorie, non le calorie, ad esempio io adesso qua metto, vedete, c'è la colazione, il pranzo, la cena e gli snack. Qua c'è la colazione, potete scannerizzare direttamente il prodotto che avete mangiato con il codice a barre. Non in tutti ci sono, perché comunque se non sbaglio è un'app americana, quindi non tutti i prodotti che abbiamo in Italia li trova, li ha praticamente in archivio. Però ad esempio quelli della Mulino Bianco sì,
Infatti, se metto ad esempio bauletto, ecco, mette mulino bianco pan bauletto integrale. Voi cliccate sopra e vi fa vedere. Io qua ho aggiunto queste due, sono due fette, tre fette, quelle che mangiavo, però principalmente ci sono la fetta che voi potete mettere qua il numero, ad esempio 5 fette, e vi dà le calorie praticamente di queste 5 fette. Poi le salvate e andate avanti così per praticamente tutti i pasti. Poi stiamo arrivando alla fine perché è l'ultima. Questa è la mia applicazione, diciamo, per modificare le foto. È un sacco carina. Prima si chiamava in un altro modo, si chiamava Alice se non sbaglio, dopo che è stata aggiornata e gli hanno cambiato il nome. E praticamente si chiama Line Camera. Ad esempio, voi potete, mettiamo fotocamera, io adesso faccio una foto, diciamo, al nulla, perché ok, perché è aggiornata da poco, quindi facciamo una foto alle mie dita. Forza, metti a fuoco, ok. E da qua potete mettere le varie cose, ad esempio vedete qua, cornici, magari fare un collage di foto e tutte queste cose qua. Poi potete anche mettere i filtri, sì, ho capito, i filtri, vedete ce ne sono un sacco, sono davvero moltissimi. Poi se volendo c'è anche quello per non ricordo quale adesso, forse disegno, no, era non galleria, anche in colla, in teoria si poteva fare anche là, però perché era la cosa della bellezza, adesso non sacco che non, non lo uso, però ad esempio noi usiamo questo, questa foto che abbiamo appena fatto, la scegliamo. Ah ok, è uscito, vedete qua giù in fondo ci sono queste icone. Se premo questo, questo è quello della bellezza, soprattutto per i selfie questo, e vi rende la pelle uniforme, si illumina eccetera eccetera. Poi il viso potete praticamente vedete, vi mette gli occhi e la bocca, voi fate, ok adesso non lo facciamo, però praticamente per farlo fare ingrandire gli occhi e queste cose in automatico. Infatti ci sono gli occhi, potete ritoccare, potete snellire, ingrandire gli occhi, volumizzare il seno o qualunque cosa, ritoccare il naso, oppure cura della pelle, colore, ci sono un sacco di cose. È un sacco carino questa applicazione. E poi ha praticamente tutto. Ci sono alcune cose che magari si pagano, ad esempio alcune cornici particolari o alcuni stickers, però per il resto è abbastanza carina e completa. E poi non ho nient'altro, ah già, questo è il widget di quell'applicazione che vi ho fatto vedere prima, TV Showtime, e praticamente questo è il calendario da vedere, mi fa vedere senza entrare nell'applicazione cosa ho da vedere. Infatti qua ci sono le ultime cose che non che sono uscite, ma che io seguo di più e che sono appena praticamente appena uscite, cioè che mi mancano. Ad esempio Two Broke Girls, poi posso scendere e vedere magari quelli che mi mancano. Quindi niente, questo è cosa ho nel mio telefono e noi ci vediamo al prossimo video.